Questo è il progetto che andremo a realizzare oggi nel video tutorial che sta per partire. Un tutorial passo passo che vi permetterà davvero in pochissimo tempo di realizzare un progetto come questo. Un set elegante e raffinato. Innanzitutto benvenuti sul mio canale, io sono la Fata Tuttofare ed oggi appunto vedremo come realizzare questo progetto. Intanto vi lascio all'occorrente. Vediamo subito cosa occorre per realizzare questo progetto. Sicuramente partiamo da questo magnifico set Cocoa, elegantissimo, superbo, molto molto raffinato. È disponibile in vari colori e ho scelto la variante senape. Quindi sono andata ad accostare un filato per ottenere un effetto tinta su tinta, in questo caso parliamo del Thai Sublime Luxe, nella variante giallo. Vi occorrerà un uncinetto di lavorazione che potrebbe essere 3 o 3,5 a seconda della mano o del filato da voi prescelto, vi occorreranno senz'altro dei marcapunti. Ma veniamo adesso ai dettagli. Come vi dicevo, il Thai Sublime Luxe giallo è una delle colorazioni più vicine a quelle del set. Presenta all'interno una leggera venatura argento che va a richiamare le finiture metalliche argento del set Cocoa. Vediamo più da vicino quali sono i pezzi che compongono il set Cocoa. Come vedete si tratta di due pannelli, il pannello anteriore che accoglie una metà della chiusura a girello ed il pannello posteriore che invece va ad accogliere anche la patta. Sulla patta trovate il manico e quindi l'altra metà della chiusura. Vi faccio notare come la parte interna della patta, quella che apriamo, che quindi si rende visibile, è rifinita in ecopelle nera, mentre la parte interna resta in salpa. Come vedete, ci sono dei fori già predisposti che ci permettono di lavorare agevolmente ad uncinetto. A questo punto prendiamo il filo prescelto, l'uncinetto ed iniziamo la nostra lavorazione. Prendiamo l'uncinetto del filo ed uno dei due set. Ovviamente il lavoro che si fa sul primo si fa nello stesso modo sul secondo, ponendo un po' di attenzione soprattutto agli angoli che appunto sono soggetti ad aumenti e sui quali bisogna porre un attimo di attenzione. Abbiamo due metodi innanzitutto per avviare il nostro lavoro. Possiamo impunturare tutti i fori appunto a catenella e poi riavviare almeno un giro a maglia bassa. In questo modo abbiamo tutta una struttura ad uncinetto che va a incorniciare il nostro set e poi, una volta preparati entrambi i set, andremo a cucire il giro borsa. Se invece non vi piace l'impuntura e quindi il giro di maglia bassa, quindi significa fare due giri di lavoro, potete ovviare facendo un unico giro direttamente a maglia bassa entrando nei fori. A me esteticamente piace più il punto catenella per questo progetto, lo trovo più raffinato. Quindi procedo andando ad impunturare tutto il set. Come detto, quello che si fa su un set si ripete poi sull'altro. Per creare questa impuntura, intanto ci andiamo a preparare un'asola, entriamo in un punto, ci portiamo l'asola sul davanti del lavoro. Io non ho stretto moltissimo il nodo iniziale, perché ho necessità di rendere più morbida quest'asola e poterla agevolmente allungare andando verso il foro successivo. Pesco il filo che si trova sotto il set, passo dentro l'asola appena realizzata e mi allungo verso il foro successivo. Allungare il punto verso il foro successivo significa non determinare alcun tipo di tensione e questo vale soprattutto quando lavoriamo i fondi delle borse, perché quando il fondo tende ad imbarcare, cioè a sollevare l'estremità, vuol dire che c'è una tensione eccessiva nel lavoro fatto ad uncinetto. Quindi non potremmo mai puntare qui avendo l'asola piccola. Quindi una volta che voi avete estratto l'asola dal foro e passato al centro dell'asola precedente, dovete allungarla portandola, vedete, verso il foro successivo. Poi entrate, pescate il filo che si trova sul retro, sbucate al centro di quest'asola con la nuova e quindi di nuovo vi allungate verso il punto successivo e così andrete a procedere per tutto il tempo. Quindi pesco il filo e lo porto verso di me, vedete? Adesso mi giro, cerco di farvi vedere in varie posizioni, ok?
Quindi entro, vedete il filo lo avete dietro, riallungate l'asola, entrate nel foro, vedete, avete il filo dietro, lo fate passare al centro dell'asola e poi tirate la nuova catenella verso il foro successivo. Nulla cambia quando arrivate agli angoli, vedete? Torno così, vi allungate sempre verso il foro seguente, pescate il filo, lo passate, quindi vi riposizionate cercando sempre di stare comode nell'esecuzione del vostro lavoro, riallunghiamo la nostra catenella verso il foro successivo e così facendo andiamo ad impunturare tutto quanto il pannello. Raggiunto l'ultimo foro, vi faccio vedere come fermarvi, quindi come sempre allunghiamo l'asola verso il foro, entriamo nel foro, peschiamo il filo, lo portiamo al centro di quest'asola, quindi cosa faccio? Allungo leggermente l'asola, la lascio libera, magari la reggete con la mano, rientrate nell'ultimo foro e vi portate l'asola verso l'interno, in questo modo. Una volta che vi siete portati l'asola verso l'interno, la ritirate in modo da formare una semplice catenella, quindi andate a tagliare il filo. E tirate in questo modo, avete rifatto l'equivalente del nodino iniziale e quindi la parte finale avrà la sua bella catenella e la parte della codina si troverà verso l'interno del pannello. Come detto, così come avete impunturato il primo pannello, farete sul secondo. Una volta preparato il pannello, andiamo ad avviare il nostro lavoro. Allora, il nostro compito adesso è quello di riprendere una o entrambe le asole della catenella e lavorare delle maglie basse. Il nostro obiettivo è quello comunque di arrivare al bordo del nostro set, perché in questo modo saremo più facilitati poi nella cucitura del giro borsa. Quindi nel caso in cui il vostro giro a maglia bassa non vi concede di arrivare verso l'esterno, dovrete farne un altro. Questo dipende tanto anche dallo spessore del filo utilizzato. Quindi se scegliete se entrare in entrambe le asole o prendere soltanto una, io prendo entrambe, ed iniziamo la nostra lavorazione eseguendo due maglie basse. Entro sotto la catenella successiva, ripeto, due maglie basse. Allora, quando andiamo ad avviare il giro dei punti bassi partendo dalla catenella, a seconda che sia un pannello, un fondo di borsa, un qualsiasi elemento, dobbiamo andare a verificare che nello spazio che abbiamo a nostra disposizione, che viene determinato dalla distanza tra un foro e l'altro, possano stare uno, due o addirittura tre punti. Dipende sempre dall'equilibrio che c'è tra lo spessore del filato, il punto prescelto e la distanza dai fori. Qui due punti sembrano il giusto equilibrio. Quindi vedete, due maglie basse vanno ad occupare perfettamente lo spazio di questa catenella, perché vedete, io mi trovo tutta verso questo foro e ho un certo spazio, quindi non posso passare nello spazio successivo, cioè nella catenella successiva. Ci sono però delle volte in cui non si può lavorare costantemente lo stesso numero di punti proprio perché c'è questo equilibrio tra la mano, il numero di uncinetto, il punto prescelto, la grandezza della catenella. Quindi si può rendere necessario, ad esempio, fare due punti in una o due catenelle, poi magari in quella dopo farne una sola. L'equilibrio perfetto lo trovate quando il lavoro che state eseguendo risulta ben disteso. Quindi non c'è dello spazio, quindi dei fori, dello
dei buchini tra un punto e l'altro, soprattutto tra una coppia e l'altra, quindi tra una catenella e la catenella successiva. Quindi quando non c'è tensione vuol dire che il numero di punti è giusto. Se invece c'è un affollamento, cioè un numero eccessivo di punti, il vostro lavoro comincia ad ondeggiare e a prendere questa forma. Quando è così vuol dire che ne avete messi troppi. Quindi a volte l'equilibrio si trova andando per esempio a fare due punti in una catenella, due punti nell'altra e una in quella successiva. Non è questo il caso, però ve lo dico in funzione del tipo di filo che potrete utilizzare, che di filati ce ne sono tantissimi, adatti per fare progetti come questi, quindi in base allo spessore avrete davanti situazioni diverse. Quindi cerco di darvi delle indicazioni utili affinché con qualsiasi filato vi troviate a lavorare abbiate sempre la soluzione al problema che dovete affrontare. Questo vale sempre, sempre, sempre nella preparazione dei set. Perché a volte mi chiedete se c'è una regola fissa, purtroppo no. Tutto dipende dalla grandezza dei fori, da quanto sono distanti l'uno dall'altro e da quanto è spesso il filo che andiamo ad utilizzare. Le variabili sono tante, motivo per cui trovare una regola univoca è impossibile. Continuo. E adesso ci dobbiamo portare verso l'angolo che, come vedete, è abbastanza netto, cioè è una curva abbastanza importante, quindi qui dobbiamo caricare un po' di punti. Due maglie qui le ho fatte, vado nel punto successivo e ricontrollate intanto il lavoro appena eseguito. Raggiunto l'angolo, vedete, abbiamo una catenella, il forellino dell'angolo, l'altra catenella. Vi consiglio intanto di avvicinarvi un marker perché adesso andiamo a lavorare 3 maglie invece di 2. Sotto questa prima catenella, quindi faccio una, due e tre maglie basse, faccio una catenella di separazione e la vado a marcare perché poi sarà difficile da vedere. Che diciamo mi va a costituire l'angolo. Posso fare anche 2 catenelle e poi vado a fare altri 3 punti nella catenella successiva. Quindi in questo caso ho 3 punti, una catenella, 3 punti. Se vedete che è troppo ritirato il vostro lavoro, potete fare una catenella in più, quindi farne 2, una e due. Quindi marcate, diciamo, lo spazio delle 2 catenelle. E poi andate a fare le 3 maglie. Una, due, tre. Come vedete, siamo lontani dall'obiettivo di arrivare all'angolo. Questo necessita di un secondo giro. Quindi, quando andiamo a mettere il marker, è perché almeno nella riga di ritorno abbiamo la possibilità di individuare bene il punto dove abbiamo inserito le 2 catenelle e lavorarci l'aumento. Perché come vedete siamo lontani dal bordo, sarebbe a questo punto impossibile cucire il giro borsa. Quindi a questo punto continuo lavorando 2 maglie basse per ogni catenella. Quando arrivo all'angolo opposto faccio di nuovo 3 maglie basse, 2 catenelle, 3 maglie basse e riposiziono un marker nello spazio delle 2 catenelle e procedo lavorando 2 maglie per tutte le catenelle restanti. Quindi andremo poi a fare una seconda riga, sempre a maglia bassa. Ho eseguito l'ultimo punto basso, quindi posso tagliare il filo e ricominciare. In realtà tagliare il filo e ricominciare non è l'unica opzione, perché dal punto in cui vi trovate basterà fare la catenella ed eseguire il giro di ritorno. L'esecuzione dei punti sarà praticamente la stessa, ma io non voglio una riga dal dritto e una dal rovescio. Quindi vado a tagliare il filo. Faccio una catenella e stringo in modo da fermare e riparto sempre dall'altro lato in modo da avere tutto il lavoro sul dritto. Mi lascio sempre una codina di filo in modo che in qualsiasi modo poi decido di fermare questi fili, ho abbastanza gioco per poterlo fare.
rientro nel primo punto e vado a lavorare la prima maglia bassa. Potete anche adesso fermare entrambe le codine mettendole parallele al lavoro e facendole sparire contemporaneamente in modo che non le dobbiate fissare poi. Quindi faccio una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante, avendo messo parallele le codine del filo iniziale della prima e della seconda riga di maglie basse. Quindi seguiamo un punto per ogni maglia fino ad arrivare all'angolo. Ho lavorato punto su punto le mie maglie basse, come vedete abbiamo raggiunto la catenella, quindi lavoro l'ultimo punto basso rimasto, qui non eseguo aumenti ma procedo punto su punto, a meno che ci sia un'indicazione nella tensione del filo che ci dice di inserire qualche punto in più, ma non è il mio caso. Nello spazio, vedete, delle due catenelle vado a togliere il marker e a lavorare una sequenza di punti. Entro, lavoro una, due e tre maglie basse e poi ricomincio punto su punto. Dovete cercare di portare, vedete, il vostro lavoro ad uncinetto a toccare perfettamente il bordo esterno del set, così facendo siete già pronte poi per fare la cucitura e procedo fino a completare il mio lavoro. Ciò significa che andrò a lavorare una maglia bassa per ogni punto disponibile, lavorerò tre maglie basse nell'angolo formato dalle due catenelle e tornerò a lavorare punto su punto fino a chiudere il lavoro. Ricordatevi che tutto quello che è stato fatto su questa metà si andrà ad eseguire esattamente nell'altra. Una volta che avrete preparato entrambi i pannelli, passeremo alla realizzazione del giro borsa. Quando avrete realizzato entrambi i pannelli, quindi ricordo che abbiamo fatto un giro di impuntura con la catenella più due giri, anzi due righe a maglia bassa, inserendo gli aumenti negli angoli. Come vedete il lavoro è ben disteso e ci permetterà con facilità di andare ad unire il giro borsa che tra un attimo andremo ad avviare insieme. Vi consiglio di lasciare su ciascuno dei due pannelli un pezzettino di filo, questo ci andrà ad agevolare nella cucitura che faremo più avanti. Per quello che riguarda invece i fili iniziali vi consiglio di ripassarli sotto la catenella e di sfiammarli, gli altri li abbiamo invece lavorati con il giro di ritorno a maglia bassa. In questo modo sia la parte interna che quella esterna è pulita, non ci sono fili in avanzo e questo soprattutto quando non andiamo a foderare la borsa è fondamentale, perché avere il lavoro in ordine è un passo importante. Quando i due set sono pronti, avete lasciato su ciascuno una quantità adeguata di filo per poter eseguire la cucitura, riprendiamo la nostra rocca di filato e andiamo ad avviare il nostro lavoro. Prendo dunque il filo, vado a caricare una prima asola, io scelgo di eseguire il lavoro tutto con lo stesso punto, quindi vado a scegliere il punto Prada a rilievo, quindi carico un multiplo di 4 più 1, quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, e vado a vedere se questa catenella grosso modo è arrivata a una decina di centimetri. Quindi prendo il centimetro, stendo la catenella, vedete, siamo a 9 centimetri e mezzo, quindi mi fermo a 16 più una, quindi sono 17 maglie. A questa devo aggiungere la maglia per voltare in modo che posso rientrare in quella precedente, eseguire una maglia bassa e sulla maglia bassa vado a lavorare una, due catenelle. Prendo il filo sull'uncinetto ed entro alla base di questa prima maglia dove ho lavorato, cioè il punto basso, e vado a lavorare una, due e tre maglie alte
tutte nello stesso punto di base. Attenzione perché il primo punto successivo a questo tende a stringersi, perché questo si allarga molto, quindi contrae. Questa maglia c'è, quindi mi raccomando contatela, altrimenti poi non vi trovate con la sequenza dei punti. Conto 1, 2 e 3 e mi vado a chiudere sul quarto punto eseguendo una maglia bassa. Sulla maglia bassa carico 2 catenelle, riprendo il filo sull'uncinetto, quindi rientro nella catenella dove ho eseguito la maglia bassa e lavoro le altre 3 maglie, quindi in realtà ogni modulo è composto da 4 punti alti. Quindi fatte le 3 maglie alte, conto di nuovo 1, 2 e 3 ed entro nel quarto punto. La maglia bassa più le 2 catenelle mi fungono da primo punto alto, quindi rientro alla base e lavoro le altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Quindi conto 1, 2, 3 e nella quarta catenella mi chiudo con una maglia bassa, faccio 2 catenelle per sollevarmi, rientro nello stesso punto, eseguo 3 maglie alte, quindi mi restano esattamente le maglie che mi servono per fare l'ultima maglia bassa. E come vedete ho lavorato 4 motivi, 4, 8, 12, 16. La maglia in più serve proprio per fare la maglia bassa di chiusura, quindi multiplo di 4 più 1, quindi sono 16 più 1, 17 catenelle di avvio. Quando avrete chiuso con la vostra maglia bassa, andate a ricominciare con 2 catenelle. Quindi la maglia bassa più queste catenelle vi fungono da punto alto. Questo significa che posso prendere il filo sull'uncinetto, voltare il lavoro, rientrare in questo punto e lavorare 3 maglie. 1, 2 e 3. Adesso devo andare ad eseguire la maglia bassa contando 1, 2, 3 ed entrando nella quarta maglia. Praticamente il quarto punto vi corrisponde a questo spazio, vedete, abbiamo 1, 2, 3 maglie alte, questo leggero spazio che separa queste 3 maglie alte rispetto al punto basso con le catenelle. Per fare il punto Prada semplice entriamo in questo spazio, chiudiamo con la maglia bassa, facciamo 2 catenelle e rientriamo sempre in questo spazio lavorando le altre 3 maglie. Per fare il punto a rilievo, la maglia bassa viene chiusa prendendo a rilievo davanti l'ultimo punto, vedete abbiamo 1, 2, 3 maglie alte, prendo a rilievo davanti il punto alto, lavoro la maglia bassa, faccio le 2 catenelle, poi entro in questo spazio, vedete, e vado a lavorare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, quindi questo mi dà una tridimensionalità e rende più carino il punto. Fatte 3 maglie, quindi vedete avete 1, 2 e 3 maglie alte e quindi c'è questo spazietto che corrisponde al punto basso più le 2 catenelle, vedete è uno spazio ben distinto, quindi questo punto lo prendo a rilievo davanti e lavoro la maglia bassa, quindi punto a rilievo davanti, maglia bassa, 2 catenelle sempre sulla maglia bassa, filo sull'uncinetto, vado a rientrare nello spazio, vedete, del punto basso con le 2 catenelle e qui lavoro 3 maglie alte, quindi faccio 1, 2, 3, vado nel blocco successivo, 1, 2, 3, entro a rilievo davanti sulla terza maglia, eseguo il punto basso, faccio 1 e 2 catenelle, quindi vado nello spazio che separa questo punto alto dalle catenelle e lavoro le maglie alte. 1, 2 e 3. Quando siamo in chiusura,
Vedete, lavoriamo direttamente il punto basso a rilievo e avete già 1, 2, 3 e 4 motivi, non possiamo fare il quinto, quindi mi sollevo direttamente con 2 catenelle, volto il lavoro, rientro alla base e lavoro le altre 3 maglie, quindi una, 2 e 3. E poi ricomincio il mio lavoro, quindi modulo per modulo andiamo ad individuare, vedete, le 3 maglie alte e quindi queste sono maglia bassa più 2 catenelle. Quindi conto 1, 2, 3, punto a rilievo davanti per eseguire la maglia bassa e faccio 2 catenelle. Riprendo il filo sull'uncinetto. Vado nello spazio, lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi cerco il terzo punto alto, chiudo con la maglia bassa a rilievo, faccio 2 catenelle, 3 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle. Di nuovo chiudo col punto basso prendendo a rilievo davanti la maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, 3 punti alti. Andiamo a fare la chiusura con la sola maglia alta a rilievo, oppure in questo caso potete chiudere direttamente nello spazio. Così vi viene più regolare l'angolo. Ricominciamo andando ad eseguire la maglia bassa e 2 catenelle. Quindi nello spazio sottostante lavoro una, due e 3 maglie alte. E quindi procedo. Prendo a rilievo davanti il terzo punto alto, faccio la maglia bassa più 2 catenelle. Quindi vado nell'archetto, lavoro 3 punti alti, 1, 2, 3. Chiudo sempre a rilievo davanti sul terzo punto alto e poi nell'archetto faccio le maglie, 1, 2, 3. Come vedete, tra il punto basso con le catenelle e le 3 maglie, vedete, si forma uno spazio, quindi è facile vederlo e accederci. Lavorando le maglie, quindi una, due, tre maglie, vedete la terza maglia è vicino a questo spazio, quindi non c'è bisogno di contare, la individuate facilmente, la prendete a rilievo, pescate il filo, lavorate prima la maglia bassa, poi le 2 catenelle e poi prendete l'archetto che si trova un filino dietro perché a questo punto è venuta in avanti la maglia, quindi le 2 catenelle sembrano quasi nascoste. Lavoro 3 maglie e vedete, maglia bassa 2 catenelle, entro nello spazio, lavoro la maglia bassa, faccio la catenella, volto il lavoro, rientro lavorando maglia bassa 2 catenelle e 3 maglie alte nella stessa maglia di base, 1, 2, 3 e ricomincio la mia lavorazione. Questo dunque il pannello una volta terminato, la lunghezza è intorno agli 80 cm. Quando avrete fatto l'ultima riga, andate a ripassare con una maglia bassa per ogni punto. Quindi sono andata poi a ripassare anche uno dei lati lunghi e ho fermato il filo in questo punto. Infatti su questo lato c'è già la catenella iniziale, non c'è bisogno di raddrizzare il lato visto che è già regolare. Quindi ho tagliato e fermato il filo, adesso insieme vi faccio vedere come ripassare l'altro lato in modo che il margine sia dritto come quello già ripassato e quindi vi consenta di cucire il tutto più facilmente al sette borsa. Quindi se la larghezza della fascia sta sui 10 cm, per quello che riguarda la lunghezza, la misura va presa direttamente sul set. Quindi quello che dovete fare è prendere il vostro centimetro e misurare la sezione in questa maniera.
fate attenzione a non mangiarvi centimetri nell'angolo, vedete siamo tra gli 80 e gli 81 centimetri, quindi quando avremo fatto anche la sezione perimetrale saremo arrivati alla misura che serve. A questo punto vi mostro come andare a ripassare il bordo. Quindi prendo il filo, carico intanto una prima asola e vado a cominciare il lato lungo. Chiaramente se i quattro lati non sono di vostro gradimento, intendendo per quattro lati anche i lati corti, allora potete fare un giro unico perimetrale che li comprenda tutti. L'unica attenzione da porre è agli angoli, dove dovete lavorare maglia bassa, catenella e maglia bassa, per fare in modo che l'angolo resti più squadrato e non si vada ad arrotondare, quindi a contrarsi. Entro nel primo punto, lavoro una maglia bassa e poi mi vado a mettere parallela alla codina del filo. Quando andate a fare questo lavoro dovete cercare, dove possibile, di entrare direttamente nei punti e non negli spazi vuoti. Vedete? Qui dovete cercare di entrare nella catenella piuttosto che accavallarla da sotto. In questo modo avrete il margine più chiuso e regolare e non si andranno a creare degli spazi vuoti. Quindi vedete, io qui posso prendere due costine ma non accavallare il punto da sotto e faccio la mia maglia bassa. Quindi vedete, qui ci sarebbe uno spazio, no? Qui sotto. Io cerco di non entrare nello spazio ma entro al centro del punto e faccio la mia maglia bassa. Quindi procedo fino ad arrivare all'angolo e qui fermo il mio lavoro, da che gli altri lati sono già pronti. Dunque siamo alla parte finale, siamo già pronti per fare la confezione. A questo punto vi dovrete munire di marca punti e di un ago da lana senza punta per fare tutte le cuciture. Per quello che riguarda il consumo di filato vi faccio vedere quanto resta nella rocca. Quindi una rocca è sufficiente per preparare questo progetto. Il pannello è 10x81, abbiamo potuto anche lavorare i due giri di maglia bassa su entrambe le sezioni del set, quindi questo è il filato che avanza. Su ciascun set avevamo già anticipatamente lasciato anche il filo per la cucitura. Restando sul dritto, perché abbiamo adesso fatto il giro a maglia bassa, quindi abbiamo adesso un dritto ed un rovescio, dato che la texture del punto non genera un dritto e un rovescio, perché è una texture che resta uguale da ambo i lati. Cosa dobbiamo fare? Ci andiamo a munire di marcapunti e cominciamo a fissare il nostro giro borsa intorno al nostro set, andando a far coincidere il primo punto sul set con il primo punto del giro borsa. Prendiamo un marker e cerchiamo di fissare questo primo punto. Il secondo punto da fissare è quello opposto, quindi prendo, giro tutto intorno e vado a marcare questo punto. Quindi una volta fissato il punto iniziale con quello finale, io faccio in questo modo. Mi faccio scorrere il lavoro tra le dita, cercando di mettere un po' in corrispondenza i punti. E di tanto in tanto vado a collocare un marker. Tanti più marker andate ad utilizzare, tanto più stabile sarà il lavoro. Quindi continuo pizzicando, vedete, con le dita le parti che dovrò andare a cucire e ogni tot punti vado a mettere un marker in modo che il lavoro sia tranquillo. Poi ne vado a sistemare uno qui all'angolo, che è fondamentale. Poi
Poi, volendo, potete continuare o ripartire da quest'altro lato. È uguale. Quindi vado a pizzicare, vedete, con le dita, mettendo in corrispondenza le maglie, che poi andremo a cucire. Chiaramente, se vi trovate meglio con l'uncinetto, la cucitura la potete fare con l'uncinetto. A quel punto non c'è bisogno di lasciarvi il filo né sul giroborsa né tantomeno sui set, ma riprenderete il lavoro e ricomincerete tranquillamente come siete abituati a fare. Quindi il filo lo lasciamo solo se intendiamo procedere con ago e filo. Quindi pizzico fino ad arrivare qui e vado a mettere il marker. Ovviamente poi ricontrollate il tutto, verificate che il pannello, vedete, non sia venuto giù, eccetera. Ah, questo punto andate a dare un altro paio di pizzicate qua e là. Ecco, non c'è esubero né tantomeno dobbiamo tirare, però calcolate questo: se avete fatto un centimetro in meno, il vostro lavoro ad uncinetto comunque elastico. Quindi l'importante è fissare le estremità e fissare l'angolo. Ok, a questo punto io mi vado prima a cucire questa sezione e poi vado a fissare l'altra metà e procedo andando ad eliminare via via i marker man mano che la cucitura va avanti. Quindi, come prima cosa, vado a rientrare nel primo punto e qui di punti di solito ne do due in modo che sia ben ferma la parte iniziale. E quindi si può cominciare a procedere. Io vado a prendere le costine interne dei punti che si toccano. Accavallando il filo, questo significa che entro sempre dallo stesso punto, esco sempre dall'altro. Quindi costina, costina. E tiro il filo, costina, costina e tiro il filo. Quindi possiamo procedere belli spediti fino ad arrivare al lato opposto. Quando arriviamo al lato opposto, io di solito faccio così: non taglio mai il filo, prima di tagliare e fermare il filo, metto anche l'altro pannello, faccio l'altra cucitura. Quindi, quando controllo la borsa e vedo che è tutto regolare, a quel punto vado a fermare i fili, eccetera. Perché se poi fermiamo i fili e ci rendiamo conto che c'è qualche anomalia, disfare il tutto diventa decisamente più complicato. So che sono suggerimenti magari banali, ma perché comincia, a volte anche questo tipo di informazione può essere utile, dato che se lavorata a maglia bassa, questa fascia si fa veramente in un lampo e può diventare un progetto adattissimo anche per principianti. Allora, io intanto ho cucito il primo pezzo, quindi diciamo il pannello anteriore,
come vedete non c'è tensione, quindi vuol dire che la misura perlomeno del giro borsa era corretto. Per coloro che mi chiedessero se e quando mettere la fodera la potete collocare sulla striscia lavorata ad uncinetto. Per vostra comodità vi consiglio di applicarla prima di questa cucitura, quando cioè la fascia è ancora distesa sul piano, sul rovescio del lavoro, cioè sulla parte opposta alla lavorazione dell'ultima riga di maglia bassa. Andate a posizionare la vostra stoffa, cucite, lasciando su entrambi i margini mezzo centimetro libero che serve proprio per la cucitura. Una volta messa la fodera, fate le due cuciture. Io intanto ho fatto la prima, vado a fare la seconda. Il criterio è quello che abbiamo utilizzato prima. Innanzitutto mi libero il pezzo di filo che mi servirà per cucire. Quindi vado innanzitutto a rimarcare il primo punto sia da questo lato che dall'altro. E quindi poi fisso qualche marker prima sul laterale. Poi vado sull'altro laterale. Se la misura è andata bene per il primo pannello, viene da sé che va bene anche per il secondo, quindi qui non abbiamo sorprese. Se non l'abbiamo trovato nella prima metà, la sorpresa non la troviamo anche nella seconda. È giusto per farvi vedere come eseguire i passaggi. Quindi a questo punto blocco l'angolo. Blocco l'altro, e giusto così per farlo reggere ne metto proprio uno in mezzo sul lato della base, che io non ho né foderato né irrigidito. A questo punto riprendiamo il filo, riprendiamo il nostro ago e ricominciamo a cucire esattamente nello stesso modo in cui abbiamo fissato l'altro lato, quindi prendendo solo le costine interne dei punti, ma soprattutto facendo sempre due punti all'inizio, quindi sulle prime due maglie, così come le faccio anche alla fine, per rendere più stabile la cucitura stessa. E quindi comincio prendendo le mie costine. Interne dei punti, come vedete, entro sempre da questo lato e esco sul lato del giro borsa. Siamo dunque al termine del nostro progetto. Una volta che avrete eseguito le cuciture e fatti sparire poi i fili di lavorazione, questo è il risultato. Il progetto si realizza davvero in mezza giornata, è velocissimo ed è perfetto anche per le principianti, per coloro che non si sono mai cimentate nel realizzare borse. Vi faccio subito notare la meravigliosa cornice che si crea sul davanti. Vi ricordo infatti che ho avviato la mia lavorazione appunto a catenella, ho preso entrambe le coste della catenella e create due righe di maglia bassa prima di poter cucire poi il giro borsa. Come vedete, i fori presenti sul set sono completamente nascosti e questo senz'altro va a dare un tocco di eleganza in più
a questo progetto. Il punto Prada in qualche modo con la sua texture va a richiamare il motivo diciamo del set, quindi c'è un'integrazione sia da un punto di vista della texture, sia cromatica che stilistica in generale, che veramente integra queste due parti in modo eccellente. Quando invece poi andiamo a chiudere, vedete la chiusura a girello è comunque già integrata, come anche il manico, avete questo volume in più. Questo volume in più potete decidere di lasciarlo in questo modo, se vi piace che ci sia questo volume laterale che comunque fa da cornice alla patta e al pannello anteriore. Potete anche decidere di richiudere il pannello verso l'interno. Lo spessore del filato consentirà di tenere in questa posizione laterale senza problemi e in questo modo potrete avere solo ed unicamente, diciamo, in rilievo proprio il set Cocoa. Quindi questo sarebbe poi l'effetto laterale ottenuto andando a ripiegare i laterali. Io come sempre spero di avervi fatto cosa gradita con questo video tutorial, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle pubblicazioni, a me non resta che ringraziarvi per avermi seguito e rimandarvi al prossimo video tutorial.